Tra gli eventi sportivi in calendario per la festa della patrona di Alcamo, The Bad Games 2019, un evento dilettantistico sportivo per appassionati di CrossFit. Oggi e domani presso lo stadio comunale di Alcamo gareggeranno 300 CrossFitters. Quest'anno seconda edizione dei Bad Games organizzato ad Alcamo. È una grande emozione essere ad Alcamo? Sì, diciamo questa è la seconda edizione, la prima l'abbiamo fatta a Mazara del Vallo, quest'anno l'abbiamo portata qua ad Alcamo, stadio comunale di Lucatelle. E siamo contentissimi di quello che stiamo facendo, ecco questo. Sì. Ma cos'ha il CrossFit nello specifico? Sì, allora noi facciamo competizione di CrossFit. CrossFit praticamente è l'unione di movimenti funzionali ad alta intensità costantemente variabili. Uniamo infatti l'atletica alla ginnastica alla pesistica. Infatti gli atleti si cimentano sia con bilancieri che con le sbarre che con la pista d'atletica appunto. Ma per arrivare a gareggiare lo possono fare tutti o serve una preparazione di anni o basta comunque allenarsi tutti i giorni? Allora, la competizione va divisa appunto in categorie e chiunque può fare e intraprendere appunto la carriera agonistica. E si parte dall'experience, perciò dalle prime alzate, le prime categorie più semplici, per poi passare agli scaled e andare fino agli RX che sono diciamo gli atleti d'elite. Chiunque può fare CrossFit. Quindi invitiamo chiunque a poter fare CrossFit. Sì, sì, il CrossFit è per tutti, affidatevi a professionisti, centri CrossFit affiliati con personale autorizzato. Possiamo dire che il CrossFit lo possono fare anche le donne, perché c'è questa cosa che le donne insomma hanno paura di fare CrossFit, invece è uno sport che possono fare anche le donne. Assolutamente, questo sport è uno sport che va bene sia per l'uomo che per la donna, anzi consiglio a tutte le donne di farlo, di praticarlo, perché ci rende decisamente molto più forti e anche fisicamente i risultati sono decisamente migliori rispetto ad altri tipi di sport che io stessa facevo in passato, quindi la pesistica e tutta la ginnastica assolutamente consigliata al sesso femminile, sì. Quindi non ci sono sport indicati solo per maschi ma anche sport che possono fare tutti? Sì, decisamente. Posso fare l'esempio nostro, noi all'interno del nostro box abbiamo un sacco di atlete donne, di ragazze, di signore, non ci sono nemmeno limiti di età, cominciamo da 14 anni in poi, ma anche signore adulte, abbiamo anche delle ragazze che gareggiano nella categoria più 45, quindi mamme, di tutto. Non bisogna avere comunque una preparazione, possono iniziare tutti sin dall'inizio? Sì, 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 si comincia da zero, tutti, anche chi non ha fatto mai sport nella sua vita può decisamente cominciare da zero, ovviamente attraverso esercizi molto semplici, si utilizza questo termine scalati, e poi piano piano via via ognuno in base alle proprie capacità va migliorando e va aumentando la difficoltà dell'esercizio, nel tempo però. Quindi invitiamo le donne a fare anche CrossFit. Decisamente sì, provatelo.